Immagini spettacolari e allo stesso tempo terrificanti arrivano dall'Islanda, dove la lava ha inghiottito diverse abitazioni a Grindavik. Dopo la seconda eruzione in meno di un mese, i flussi hanno raggiunto anche il villaggio di pescatori, incendiando diverse case. La zona era stata evacuata in anticipo e non c'era alcuna minaccia immediata per la sicurezza delle persone. Il Dipartimento di Pubblica Sicurezza della Polizia Nazionale ha dichiarato lo stato di emergenza e i geoscienziati, che stanno monitorando la situazione, ritengono che il magma potrebbe trovarsi proprio sotto la città. A 40 km di distanza c'è il 31enne fanese Alberto Caracciolo, che si è trasferito nell'isola per motivi di studio. Alberto, da quanto tempo è in Islanda e dove si trova esattamente? Io mi trovo in Islanda da circa 6 anni e mezzo, da settembre 2017, e sono a Reykjavik e mi sono spostato qua per fare il dottorato in scienza della terra, vulcanologia, e che ho finito nel 2021 e da quel momento in poi sono un ricercatore sempre all'università. In questo periodo avete eseguito dei campionamenti, di che tipo? Quali informazioni cercate di ottenere? Ci sono state tante eruzioni negli ultimi 3 anni nella penisola di Reykjanes, e quello che facciamo noi è praticamente andare a campionare colate di lave attive, utilizzando praticamente un palo di circa 2 metri con un cucchiaio all'estremità, con il quale praticamente scucchiaiamo la lava per poi raffreddarla rapidamente in un contenitore riempito d'acqua. E di quello di cui mi occupo sono analisi di tipo geochimico, ovvero lo studio della composizione chimica della lava, che può dare tantissime informazioni per quanto riguarda, per esempio, la profondità alla quale si trovano i magmi all'interno della crosta terrestre. Quindi anche le proprietà fisiche, come per esempio la temperatura che controlla lo stile eruttivo, ma anche le proprietà di flusso della lava in superficie. E infine studiare tutti quei processi magmatici che avvengono all'interno della crosta o del mantello superiore, che sono ovviamente inaccessibili da altre osservazioni dirette. E come proseguiranno le vostre ricerche? Ci sono dei segnali dai quali si evince che potrebbe succedere di nuovo? Ci sono state 5 eruzioni negli ultimi 4 anni, e quello che sembra attualmente è che al di sotto della cittadina di Grindavik il magma si stia riaccumulando. E nel momento in cui la quantità di magma raggiungerà una soglia tale per cui da rompere, diciamo, le rocce circostanti, il magma potrebbe, diciamo, fuoriuscire da questa zona di accumulo e quindi creare il rischio di un'eruzione. Secondo gli esperti, le eruzioni avverrebbero in modo ciclico, ovvero con cicli eruttivi, ha spiegato Alberto, che accadono a distanza di 800.000 anni e che possono durare anche decine o addirittura centinaia di anni. Con l'ultima eruzione è avvenuta circa 800 anni fa, quindi è anche la prima volta che possiamo osservare, studiare e monitorare delle eruzioni vulcaniche nella penisola di Reykjanes. E questo ovviamente è molto importante per quanto riguarda il rischio vulcanico nella zona più popolata dell'Islanda, molto vicina anche all'aeroporto internazionale. Però in quella zona non c'è un vero e proprio vulcano. No, non c'è un vulcano come siamo abituati a pensare noi, tipo Etna o Vesuvio. Le eruzioni sono eruzioni fissurali, ovvero il magma fuoriesce in superficie attraverso delle fessure che si aprono nel terreno. Allora, la popolazione di Reykjavik, non ci sono problemi per Reykjavik, per la zona capitale, però ovviamente le persone che vivono a Grindavik, circa 3.000-3.500 persone, sono stati tutti quanti evacuati dal 10 novembre. E ovviamente è un disagio importante per loro, perché ovviamente non hanno, alcuni hanno seconde case, ma altri sono per esempio ospitati da familiari, e quindi il governo sta attualmente cercando di capire come poter aiutare queste persone. Ecco, invece per quanto riguarda le tue ricerche, visto che sono nell'ambito universitario, poi che cosa ti auspichi per il futuro? Quale professione? Spero di rimanere nel campo accademico, quindi nel campo dell'universitario, e probabilmente rimanere nel campo della ricerca o come ricercatore o come professore, non so se qui in Islanda, però sempre nello stesso campo, di studiare, diciamo, vulcani attivi.